Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per villaggi e città, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici ed alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata la Maddalena, dal quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che gli servivano con i loro beni. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, il Vangelo di oggi è il classico Vangelo dell'annuncio del regno di Dio. Gesù, con la squadra al completo, gira città e villaggi, andando appunto a predicare quello che è il regno di Dio, andandolo a predicare con la squadra al completo, con i 12 apostoli. E qui il brano evangelico fa una piccola annotazione. Praticamente specifica che c'erano alcune donne che erano state guarite dagli spiriti cattivi e da infermità. Però noi, a prescindere da questo, e poi se noi vediamo c'è appunto anche la storia della Maddalena, quindi a prescindere da tutto ciò che può essere l'infermità, perché poi infermità noi possiamo anche trovarla direttamente come con causa di una possessione demoniaca. Quindi non è detto che tutte queste cose non fossero racchiuse in un'unica e sola concezione. Quello che appunto l'evangelista, in questo caso Luca, ci vuole sottolineare è appunto che lo seguivano delle persone che specifica bene che erano state guarite da spiriti cattivi e specifica pure che erano delle donne. Quindi noi abbiamo una visione piuttosto chiara della situazione. Gli apostoli, tutti maschi, e per forza, per la situazione di cose, perché dovevano essere anche l'alter Christi, Gesù essendo maschio doveva avere qualcosa che potesse dare una discendenza allo stesso modo. Però vi erano delle donne e queste donne appunto avevano questa connotazione, erano liberate dal maligno, come noi vedremo anche l'episodio di quel posseduto che appunto viene liberato da Gesù. E i demoni vanno nei porci, quei porci cadranno per la scarpata. Allo stesso modo, quello che viene liberato chiederà al Signore di poterlo seguire. Il Signore gli dirà no. Ecco, qui abbiamo appunto una annotazione un po' così, un po' particolare, nel senso che la liberazione dal demonio, quindi la vera libertà dell'essere umano, perché non schiavo né del peccato diretto né di quello indiretto, perché poi appunto la possessione agisce in questa maniera, facendo in modo che il demonio, prendendo appieno o quasi appieno il corpo dello sventurato, sempre per permissione di Dio, ha la possibilità di poter manovrare molto meglio quello che sarebbe il fattore dedicato solo alla tentazione. Quindi con la possessione il corpo dell'essere umano subisce notevoli ripercussioni. Però in questo caso noi abbiamo una delucidazione del fatto che comunque Gesù nella predicazione si serviva sia degli uomini che le donne. Gli uomini, appunto, quelli che erano i discepoli, erano ben instaurati con le loro doti carismatiche, con le loro facoltà, con la loro predicazione sempre, da come si evince da questa parola. Erano delle testimoni. Quindi Gesù ha bisogno di quelle che sono appunto tutte le caratteristiche per portare avanti il regno di Dio. Non basta solo la sua parola. Certo, la sua parola bastava quando vi erano dei miracoli, però loro avevano bisogno anche di una testimonianza. Queste testimonianze appunto le troviamo in queste donne. Ma la
La caratteristica che poi noi possiamo trovare e domandarci leggendo questo brano di Vangelo è dire: ma c'è qualche relazione sul fatto che le possedute erano donne e non vi era qualche uomo posseduto? Quindi di conseguenza il problema è che la maggior parte, per chi ha avuto a che fare con problemi di, nel senso che ha avuto un amico o lui stesso è stato posseduto o si è documentato, se noi guardiamo la percentuale di persone possedute è molto sbilanciata, nel senso che se non la totalità, la maggior parte di persone possedute sono femmine. Quindi vi è una concezione comunque sin dagli albori della creazione, in cui appunto già noi nasciamo con il, tra virgolette, difetto del peccato originale. Quindi tutto ciò che ci portiamo da Eva, ovvero il peccato originale, tutto ciò attraverso le generazioni ce lo ritroviamo ancora qui, ancora nei giorni nostri. Quindi se il peccato originale parte da Eva perché sbagliò nei confronti del serpente, nei confronti del demonio, allo stesso modo, noi paghiamo ancora oggi la debolezza di una donna rispetto al male. Quindi avremo una percentuale sempre maggiore di donne che sbagliano rispetto agli uomini, donne, scusate, possedute rispetto agli uomini, perché appunto vi è quel cordone ombelicale che è partito dall'inizio dei tempi e arriverà sino alla fine. Quindi per tutti quelli che hanno teorie, come dire, molto avanguardistiche, molto portate per una visione liberale, una visione, una nuova teologia, ricordiamoci sempre che Dio ha imposto un concetto che va per tutti i tempi. Quindi quando si dice appunto che il Dio è quello di ieri, di oggi e di sempre, si afferma una verità di fede, perché Dio ha avuto queste situazioni in cui ha voluto mettere un sigillo, queste situazioni in cui si è trovato, appunto quello del tradimento della donna rispetto alla volontà di Dio, e questa è una ripercussione. Quindi ancora oggi noi paghiamo quello che è l'effetto di non ieri, ma l'altro, l'altro, l'altro ieri. Quindi ricordiamoci sempre che, sebbene passino i tempi, noi siamo gli effetti di tutta una concatenazione di situazioni sbagliate del passato. Ecco, quindi dobbiamo sempre prendere a prestito la memoria dei grandi santi, la memoria delle persone che ci hanno sempre insegnato, anche se poi non è una verità di fede, tutto quello che è un po' l'albero genealogico, tutto un po' che è quello in cui la nostra famiglia, la nostra terra, le nostre conoscenze, i nostri usi, i nostri costumi hanno abbandonato Dio. Ecco, là, come diceva il Signore, io benedirò le persone, ma maledirò quelli che mi maledicono. Quindi abbiamo una visione del mondo di oggi molto laica, forse anche molto atea, in cui appunto non è gli errori dei giorni nostri, ma sono tutti gli accumuli degli errori dei giorni di ieri, e che noi non abbiamo pagato e che noi probabilmente non pagheremo neanche mai. Quindi, come dire, tutto quello che riguarda appunto la parola di oggi del Vangelo ci fa rendere conto che vi è una stabilità, la stabilità è proprio quella che è la volontà di Dio di essere uguale in tutti i tempi, e cerchiamo noi di non cambiare, perché se dovessimo cambiare la strada e dovessimo percorrere una nuova via molto più liberale, molto più semplice, molto meno, come dire, molto meno attenta a quelle che sono le ripercussioni del demonio, saremmo i primi a farne le spese. Si è lodato Gesù Cristo.